KTM ad ECMA, uno stand gigantesco e anteprime mondiali come la Adventure 1190. 1190, qui si parla di tanti cavalli, Giovanni. 150 cavalli e addirittura la possibilità di cambio di mappatura, ma per ridurre la cavalleria a 100 quando c'è il bagnato. Questa qui è una novità assoluta KTM. Quindi si va sul territorio delle super tourer con potenzialità fuoristradistiche, ma poi con un utilizzo che sarà stradale sportivo. Stradale sportivo, tant'è vero che ne ha fatti due modelli, uno con la ruota da 21 e l'altro con la ruota 19. Quella da 19 è un po' più stradale, quella da 21 per dare un po' più maneggevolezza, sicuramente anche quando c'è magari dello sterrato non impegnativo. È una moto che si guida molto bene, soprattutto l'ho provata e ho potuto constatarne la maneggevolezza, ma soprattutto poi è lo stile. Dalla penna impazzita di Kisken è uscita veramente una moto filante, comoda, e si può fare tantissimi chilometri in assoluta tranquillità, ma soprattutto senza scendere dalla moto con il mal di schiena. Oltre alla moto campione del mondo della Moto3 esposta qui, ci sono altre novità. La novità è il Duke piccolino, un 390, una bellissima moto, maneggevole, adatta per le donne, adatta per chi non è tanto alto, ma soprattutto divertente in città per gli spostamenti, diciamo, da metropolitana a ufficio o viceversa, a casa ufficio, ma soprattutto poi per divertirsi anche il sabato e la domenica, perché con una moto del genere ci si diverte molto bene, soprattutto nelle strade tortuose della montagna. Grazie, Fasola.